Ecco, buongiorno, vi spiego oggi come utilizzare il mini ferretto alta precisione che ho presentato ultimamente sul mio negozio online per realizzare appunto l'appliqué. Ho preso in considerazione questo mini ferretto grazie a un corso al quale ho partecipato che mi ha diciamo aperto un po' gli occhi su questa tecnica. I pezzi di appliqué sono stati preparati con la freezer paper, in realtà non proprio la freezer paper americana. Io mi sono fatta dare un pezzettino di carta dal macellaio, ecco, quella che usa per avvolgere la carne. Voi la prendete, la disegnate e dalla parte più c'è una parte più lucida che ha una specie di patina, quella parte lì rimane termoadesiva, che poi dopo si può la carta, una volta adesivata e utilizzata, si può togliere e rimane pronta per un altro disegno. Quindi voi fate il vostro disegno e ritagliate la parte che dovete realizzare in appliqué, ok? Quindi la stirate sul rovescio della stoffa, vedete, questo qua è il diritto del tessuto, mentre lo stirate sul rovescio della stoffa. E tagliate il tessuto con un margine di cucitura. Ecco, un margine di cucitura che deve essere circa un quarto di pollice, uno 0,60 centimetri, ecco, in modo che non sia troppo 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 margine. Se si stacca un pochettino, vedete come è successo a me perché l'ho preparata qualche minuto fa, ecco, con il ferretto la riposizionate, ok? A questo punto il metodo che ho imparato è quello di utilizzare dell'appretto liquido che io ho messo nella tazzina, quindi trovate nel supermercato dell'appretto liquido e appunto ve lo tenete di fianco in una tazzina, in una boccettina, e poi bagnate leggermente il bordo esterno del margine di cucitura del vostro appliqué. Ecco, non bagnatelo esageratamente perché poi l'appretto funzionerà nel momento in cui sarà completamente asciutto, per cui se bagniamo troppo abbiamo molto più tempo da mettere a disposizione. Prendete semplicemente uno scucitore che avete, un bastoncino, qualcosa che vi aiuta a mantenere fermo il vostro lavoro, e con il ferretto, vedete, voi appoggiate. Date la forma al margine di cucitura con la punta del ferretto, andate proprio vicino vicino alla carta. Vedete che piano piano la nostra carta si piega, ve lo faccio vedere più da vicino. Ecco, vedete che si è piegata. Io se guardo la parte diritta ho proprio il margine che ho preparato. Ok, ecco, questo qui segue proprio la forma della carta. Ok, per cui riesco ad avere tutte le varie bombature. Vi aiutate bene, non dovete rientrare troppo, dovete accompagnare bene il tessuto con la punta del nostro ferretto. È molto più comodo che i ferretti, quelli più piccoli che abbiamo, tipo da viaggio, perché essendo così piccola la punta, riusciamo a fare anche delle pieghe molto più piccole. Ok, adesso questo qua mi sembra che l'avevo già bagnato, quindi provo. Tra l'altro, utilizzando l'appretto c'è un profumo. Ecco, una volta che l'ho fatto per benino. Continuo, posso ripassarlo in modo che fisso bene tutti i miei lati. Nella parte dove ci sono le curve, vedete queste curve che rientrano, quelle che sono esterne non serve, ma nelle curve che rientrano io ho creato dei piccoli tagliettini, quasi fino al risvolto. Attenzione a non andare oltre perché altrimenti sul diritto si vedono. Questi tagliettini servono proprio per diciamo girare meglio il tessuto. Difatti, se voi vedete, una volta che lo rigirate il tessuto, i tagliettini sono aperti. Li vedete che sono aperti? Non, vedete che c'è dello spazio? Ecco, se io non avessi fatto i tagliettini, il tessuto tirerebbe molto. Ok? Ecco, quindi questo è, diciamo, il motivo per cui io utilizzo il ferretto per fare l'appliqué, e ho adottato molto volentieri questo sistema per
per realizzare appunto l'appliqué, quello a mano, o comunque se poi dopo uno lo vuole cucire a macchina con il punto invisibile, ma più che altro l'appliqué a mano, con il tessuto che viene risvoltato, ecco, non il tessuto tagliato a vivo nelle misure, quindi con il ferro, ecco. Questo ferretto che vendo nel mio negozio, ecco, ha un interruttore per cui può essere spento e acceso ed è anche comodo perché il ferretto comunque scotta. Per metterlo via non togliete la spina soltanto, ma dovete girare il pulsante tra spento e acceso. Ecco, questo qua è appunto l'utilizzo che ne faccio del ferretto. Vedete, questa qua è, diciamo, l'orecchio di un elefante che io andrò poi dopo a comporre e poi più avanti vi farò vedere l'elefante terminato. Comunque vedete che ha bene tutte le parti belle sinuose. Non solo, ma poi io posso tranquillamente togliere la mia carta. Vedete come viene via bene la carta, che vi potrà dare il vostro macellaio. E i miei margini, vedete che restano comunque belli stirati. Vedete? Quindi io potrò lavorare tranquillamente di appliqué senza avere sotto la carta. Faccio vedere ancora un altro pezzetto. Qui è una zampetta dell'elefante, quindi ha questa parte molto ricurva. Preparate con i tagliettini sempre e poi vi aiutate con un pennellino, con il dietro di una matita. Insomma, dovete mettere un pochino di appretto sul bordo. Ecco, in questo modo. Non tantissima, deve essere giusto, 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 giusto. Intorno, perché poi l'appretto corre un pochino, cioè la stoffa assorbe quello che è il liquido, e quindi se voi ne mettete troppo, poi dovete aspettare troppo per fare sì che si asciughi. E quindi allora passate prima di tutto, fermate ancora la carta, ok, e poi sempre aiutandovi con lo scucitore o una bacchettina che sia utile a questo movimento. Ecco, voi tranquillamente stirate indietro il tessuto in modo da proprio seguire la forma del nostro cartamodello che ci siamo ritagliati. Ecco, qui c'è la curva. Per fare la curva non fate nient'altro che andare proprio in punta in questo modo. In questo modo così. Molto attentamente, anche se si formano dentro delle pieghettine, in realtà potete o accorciare il margine di cucitura e quindi avere meno tessuto dentro, oppure pensarla come la penso io, che queste pieghettine daranno leggermente un pochino di tra virgolette imbottitura, quindi parte sottostante del tessuto, e mi daranno un pochino di rigonfiamento. Ecco, potete tranquillamente provare in questo modo. Così e così. Adesso andiamo da questa parte, controlliamo bene qual è la forma, ha una specie di puntina. Io mi sono disegnata questa parte, potrei anche lasciarla tutta diritta, perché è quella che andrà sotto al corpo, ma per farvi vedere comunque la tecnica, mantengo la struttura e cerco di continuare tutto il mio lavoro. Vedete che il ferro è ben caldo, la stoffa non è estremamente bagnata, quindi non fa fatica ad asciugare, e in questo modo io sto ottenendo la forma esatta della mia zampa che mi sono scelta. Ecco, qui abbiamo un angolo, possiamo anche decidere di farlo in questo modo, cioè piegare prima in dentro il tessuto e poi fissarlo, ecco, in questo modo. Poi naturalmente quando cuciremo ci aiuteremo con le mani, ma noi abbiamo già ben piegato tutto il nostro tessuto. Aspettate che ve lo piego. Così, ecco, in questo modo, così. E poi vedete voi se
mandare in dentro così, oppure piegare e mandare ancora in dentro il tessuto, però sarà un movimento che poi noi faremo esattamente quando poi dopo andremo a cucire, ecco, ok? Vediamo se riesco a mettere a fuoco meglio. Eccoci qua. Fermo ancora un pochettino col ferro. Con questo metodo vi assicuro e soprattutto utilizzando questo ferretto, avrete veramente un disegno di precisione. Ecco, perché se io adesso vi faccio vedere qua la curvetta, eccola qua. Vedete la curvetta? Ecco, così forse si vede meglio. Ecco, è fatta veramente bene. Poi io tolgo la carta. Ok. E guardate la carta, adesso ve lo faccio vedere appoggiato qua, ma la carta può essere riutilizzata, per cui non dovete disegnare tante volte il disegno sulla carta, perché potete utilizzare, vedete che si è attaccata più di una volta questa freezer paper, che è proprio la carta del macellaio. Ecco. Vi ricordo che il ferretto alta precisione è in vendita presso il mio negozio Tessilesa. Spero di esservi stata utile e buon appliqué a tutti.